so se c'è ancora qualcuno nel corridoio lì all'ingresso, beh, comunque io proporrei di cominciare perché avevamo detto quando ci siamo lasciati per il pranzo che c'erano degli interventi per la presentazione dei progetti di gruppi di lavoro di alcune sedi della LILT. Ora io vi pregherei, intanto vediamo quali sono i rappresentanti delle sedi della LILT che ci parleranno dei loro progetti, ma di essere estremamente sintetici perché appunto il tempo questa mattina, i tempi non sono stati sempre rispettati, quindi abbiamo avuto dei problemi di conciliare anche le tante presenze. Poi sta per arrivare, ma insomma nel frattempo arriverà anche la professoressa Dell'Osso, che è il direttore del centro psichiatrico. Io queste sigle non ci capisco mai niente, scusate. Ah, Goa Gup, vabbè, comunque insomma, arriverà la professoressa Dell'Osso. Allora, chi c'è? Sentiamo un po' il rappresentante delle sedi della LILT che vogliono parlare dei loro progetti. Vediamo se c'è già qualcuno, quindi cominciamo a sentirli. Vedo tante mani. Ah, ecco, c'è una. Va bene. Ah, c'è un'altra dietro. Prego. Ci dice nome e cognome? No, vuole parlare da lì direttamente? Vabbè, facciamo prima, sì. Come può andare? La tribuna è stata smontata nel frattempo. Niente, allora parli pure. Ma guardavo, non vedevo più tribuna. Marruchi Edi, dell'ILT Arezzo, della sezione provinciale di Arezzo. Bene. E, intanto vi ringrazio di questa opportunità di testimoniare almeno una parte di quello che facciamo nella nostra sezione. Portiamo avanti diversi progetti, abbiamo scelto oggi di presentare lo sportello d'ascolto Ascoltami perché è più aderente a quello che è il tema del convegno. Lo sportello d'ascolto è nato nell'ottobre del 2012 come uno spazio di parola in cui accogliere la sofferenza di persone che si trovavano a attraversare un disagio, ma in particolare per accogliere il disagio e la sofferenza di quelle persone che nella loro vita erano state chiamate a rispondere a questa esperienza legata a una problematica oncologica, o vissuta in prima persona oppure vissuta da una persona cara. Quello da ottobre 2012 a maggio 2013 abbiamo ricevuto 30 persone. E quello che ci è risultato interessante è che le persone che arrivavano allo sportello LILT erano persone che in minima parte, soltanto una minima parte, legava la propria sofferenza all'esperienza oncologica vissuta. E in realtà poi quello che denunciavano la maggior parte delle persone erano una sintomatologia del tipo disturbi alimentari, attacchi di panico, depressione, ansia, disturbi del sonno. Quello che invece poi è risultato è che, a differenza di persone, di soggetti che arrivano negli studi privati, dei terapeuti, i pazienti, i soggetti che chiedevano di poter utilizzare lo sportello avevano come comune denominatore, nella loro individualità, nella loro singolarità, di avere vissuto un'esperienza di questo tipo, di aver incontrato il cancro, l'esperienza di o in prima persona oppure legata alla famiglia o a persone care. E questo è risultato interessante perché evidentemente il significante LILT, avere aperto lo sportello, in realtà anche se in apparenza queste persone sembravano non avere la consapevolezza che la propria sofferenza fosse legata a questa esperienza forse non del tutto elaborata, evidentemente in loro però qualcosa dava un segno di questo. E ci sono degli esempi che ora magari per motivi di tempo non so se posso portare. Comunque quello che a noi ha colpito particolarmente è che poter aiutare queste persone a prendere consapevolezza che la loro sofferenza forse derivava anche da un residuo traumatico che in fondo non era stato completamente elaborato, permette di rimettersi in gioco da questo punto di vista. E l'obiettivo che ci siamo posti per il 2015 è quello di ampliare le ore dello sportello
bello perché da 2012 adesso abbiamo ricevuto circa 180 richieste, quindi una media di 6 persone al mese, e ci siamo accorti che può essere molto utile poi far proseguire, si sono previsti da 1 a 5 incontri, quindi non si fa terapia durante lo sportello, e può essere interessante creare dei gruppi in cui queste persone poi possono confrontarsi, mettersi al lavoro rispetto alla propria esperienza. Dunque, diciamo che per il 2015 gli obiettivi sono due: uno è quello di ampliare le ore dello sportello, magari introducendo anche altre figure professionali, e l'altro è quello di creare dei gruppi all'interno dei quali appunto queste persone possono trovare un buon incontro, ecco, di parola. Grazie. Grazie a lei per le cose che ci ha detto. Allora, avevo visto prima, ecco, c'è un'altra rappresentante, credo sia un psicologo di Roma, che collabora con la LILT romana, non centrale, la LILT romana. La LILT di Roma, perfetto. Okay, prego. Sono Pina Lo Giudice, sono appunto una psicologa, porto i saluti dell'avvocato Pisaturo e ringrazio per questa opportunità che ci avete dato. Oggi abbiamo appreso di tantissime iniziative che dal nord al sud. È stata una piacevole sorpresa che tanta gente, vabbè, si occupa chiaramente di psico-oncologia, ma prende a cuore il paziente, lo sostiene. Devo dire che tanti spunti sono venuti oggi e sono importanti per noi della LILT di Roma, perché l'intenzione è quella di ampliarci anche in questo ambito, quindi anche quello del sostegno psicologico del paziente. Devo dire che prenderemo spunto chiaramente dalle vostre iniziative, veramente tutte interessanti, e tre cose mi hanno colpito in particolare e secondo me potremmo anche sviluppare insieme. Infatti una delle proposte era quella di poter collaborare insieme proprio tra varie sezioni dell'ILT e non solo. Innanzitutto quello del ruolo delle famiglie, perché il paziente, è vero che noi ci occupiamo della cura farmacologica, della cura terapeutica, ne abbiamo parlato, è fondamentale, ma è importante anche il ruolo della famiglia, quindi dare al paziente comunque una base sicura, no? È importante, la psicologa di Isernia, la collega, parlava del sostegno al caregiver. Allora io mi viene in mente, questa è una proposta, quella di pensare anche ai gruppi di supervisione con un supervisore esterno, dove diciamo la supervisione può avvenire a gruppi, nel senso il gruppo equip, il gruppo operatori e, perché no, operatori e pazienti. Infatti diciamo il burnout, è giusto quello che è stato detto, va combattuto a priori, nel senso va prevenuto. E poi un'altra cosa è il progetto sul paziente. Il paziente va sostenuto a 360 gradi, non, diciamo, il dialogo tra i vari operatori che si occupano del paziente, i medici, il medico di base, il medico specialista, lo psicologo, forse dovremmo parlarci un po' di più, e questo al fine di sostenere il paziente, parlare anche con le famiglie. Grazie. Bene, grazie a lei, una bella idea, bella proposta. Ah, c'è lei adesso, prego, il microfono. Sì. No, dopo di lei volevo solo sapere se ci sono altri eventualmente, no, così per capire. No, va bene, forse lei è l'unico, va benissimo. Prego. Vabbè, un saluto praticamente. Allora, io mi chiamo Simone Pedri, sono un medico psichiatra della salute mentale dell'ASL 3 di Pistoia, e da giugno ho iniziato a fare attività anche per la sezione locale della LILT. La LILT di Pistoia, diciamo, ora è in una fase, dico due cose ma brevissimamente, una fase un po' di riorganizzazione e di rilancio, dopo che diciamo ha abbandonato l'attività quello che è stato il suo fondatore, che è Giancarlo Piperno, medico radiologo e oncologo, che l'ha fondata nel 61, che l'ha diretta per vari anni e ora recentemente, per problemi di età, di salute eccetera, ha abbandonato. Quindi è in una fase di riorganizzazione. Dal 2012 l'attività della LILT di Pistoia è in crescita, tant'è che le prestazioni effettuate nel 2012 sono state 1734, nel 2013 sono aumentate più di 1000,
sono arrivato a 2847, nel 2014 abbiamo già superato le 3000. Si sono aggiunte altri tipi di servizio, tra cui c'è ora una ginecologa che prima non c'era, una nutrizionista, e si è aggiunto appunto ora recentemente un servizio psichiatrico, psicoterapeutico che finora non c'era mai stato. Tutto questo e quindi diciamo è ancora in fase così di totale di sviluppo. Tutto questo viene fatto altre a tempo parziale, si fa per dire, perché magari fanno 50 ore a settimana, ma questo è un altro discorso. E tutte le prestazioni fornite sono gratuite. Chi vuole prendere la tessera dell'Elite paga 15 euro, tutto il resto è gratuito, quindi sono attività che non concorrono al prodotto interno lordo, quindi chi usa questi parametri probabilmente dirà che non contribuiscono affatto al benessere sociale, però noi pensiamo invece che, speriamo che non sia così. E quindi siamo aperti anche, diceva la psicologa che ha parlato prima di noi, a collaborazioni. Ovviamente noi siamo molto disponibili, le accoglieremo molto favorevolmente. Basta, non dico altro, buon lavoro a tutte le sezioni LILT. Grazie, no, è importante conoscere anche queste cose, una radiografia quindi della LILT in fase di ristrutturazione, di riorganizzazione, diciamo meglio, di Pistoia. In generale, per l'esperienza che ho visto che le LILT in Toscana funzionano molto bene, però ci sono quei casi in cui, di temporanea crisi in cui è necessario un rilancio attraverso fasi anche intermedie. Bene, se non ci sono altri interventi sulle sedi, no, non c'è. Non si è alzata prima, Barbara. Allora, io inviterei a questo tavolo quelli che sono rimasti di quei programmati nella tavola rotonda, perché qui c'è un elenco lunghissimo che praticamente è più lungo di quello di quanti siete voi là. Comunque, innanzitutto c'è la professoressa Liliana Dell'Osso, che non credo sia arrivata, no? Sta arrivando. Poi c'è il professor Riccardo Torta, che per fortuna è ancora qui. Poi Andrea Barbieri, non credo che ci sia, io non l'ho visto almeno, se non si è nascosto in una di queste librerie gigantesche. Emanuele Baroni, c'è? C'è. Poi c'è Generoso Bevilacqua, direttore di anatomia patologica AUP. Davide Caramella, c'è? C'è, perfetto, benissimo, si accomodi. Poi Giuliano Cosli. Scusate, ma c'è buio, si vede poco, però è lei. Ah sì, beh certo, ci conosciamo. Poi c'è Maria Grazia Fabbrini, non so se c'è, no, sta arrivando. Vabbè, man mano che arrivano poi magari mettiamo e facciamo sedere qua. Alfredo Falcone, non so se c'è, non c'è. Angelo Caducci, no, non c'è, non lo vedo neppure io. Federico Gelli. Beh, Federico Gelli è un deputato, sì. Sarebbe fatto qui, non c'è. Non è vero. C'è anche una certa Maricia Mancino, che è qui. C'è. Franco Mosca, c'è? No, non c'è. Franco Nobile, non c'è. Proprio l'appello. Sergio Ricci sembra a scuola, no? Non mi ricordo quando fa. Poi c'è Manuela, è andata via? No, c'è. C'è. E dove sta? Non la vedo. Eccola, ecco. Ah, ecco, è nascosta lì, non la vedevo. Anche perché lei è visibile, non è che allora, si possa. Nel senso, sono visibile perché se gli altri li prendiamo mano a mano. Esatto, poi insomma, mi pare che i due terzi ci sono, forse anche di più. C'è il numero di. Sì, infatti. Come vogliamo procedere? Faccio io una rapida presentazione e poi voi esprimete i vostri pareri o il contrario? Come, meglio così? No, perché per me... Allora, io cercherò di essere molto sintetico, perché innanzitutto questo libro è nato un po', diciamo un po' dall'esperienza diretta, frequentando il professor Schitulli, frequentando la LILT, appoggiando, quando mi occupavo anche di zapping, appoggiando tutte le iniziative, le campagne fatte dalla LILT sulla
la lotta contro il cancro. E da lì poi il professor Schitulli mi ha fatto incontrare, perché se ne parlava spesso, anche un gruppo di suoi pazienti a Bari. Sono andato a Bari, ho incontrato queste signore di varie età, di varie stazioni sociali, una ventina circa. È stata un'esperienza per me un po' traumatica, non tanto da un punto di vista professionale, ma da un punto di vista umano, perché parlare a una ventina di pazienti, sentire la loro storia, in qualche modo mi ha ricordato la lettura anche dei diari di oggi, fatte qui dal Clarameo, e mi hanno ricordato tanti racconti di queste donne. E poi alla fine ho scelto una donna che nel libro un po' diventa la protagonista, si chiama Lisa nel libro, perché ovviamente i nomi sono diversi per ragioni di privacy, e una donna che aveva fatto particolarmente interessante come storia, perché era un'insegnante che era stata all'estero, è stata in Nicaragua, è stata nello Zambia, insomma aveva fatto varie esperienze sia in Africa che in America Latina come insegnante, come lettrice dell'università, insomma era, come dire, con il Ministero degli Esteri. Questa donna poi ha sposato un ambasciatore svedese, ha avuto varie vicende anche all'estero, quindi era interessante anche la sua vita, ha adottato due bambini in Nicaragua e poi, essendo di origine pugliese, è tornata in Puglia, dove appunto ha scoperto un tumore al seno. Da lì comincia, come per tante donne, il travaglio, la paura. Abbiamo sentito ieri anche stamattina anche tutte le indagini, gli studi, che significa la paura, l'angoscia, la depressione, insomma l'ansia soprattutto. Anche perché, e questo spero di averlo raccontato nel libro, una donna quando scopre di essere ammalata di cancro è terribilmente sola. Questo è un dato che ho ritrovato tra le donne con cui ho parlato. Cioè non bastano quelle solidarietà così un po' di facciata, eccetera, perché spesso poi anche in famiglia, anche se ci sono spesso i figli, sono i parenti, il marito, il compagno, non sempre si sente gratificata da questa vicinanza, da questa solidarietà, perché forse non si sa esprimere, molti non la esprimono proprio. Ci sono dei casi di donne sposate che sono state abbandonate dai loro mariti. Racconto anche qui, solo un riferimento, di una donna di Ferrara che ha scoperto il tumore e il marito diceva: a te non ce la faccio a starti vicino, e ci separiamo. Si sono separati, ma l'epilogo è stato che dopo che questa donna è stata curata, tra l'altro proprio a Milano, dall'OIEO, l'Istituto di Veronesi, e guarita, insomma, è riuscita, c'è stato un intervento lì in questo ospedale, poi fatto un po' di chemio, insomma, è guarita. Dopo 2 anni di trattamenti, eccetera, quindi è completamente guarita, il marito si è ripresentato a casa dell'ex moglie, così, con un mazzo di fiori, mazzo di rose, anzi, rose rosse, dicendo: beh, adesso possiamo anche rimetterci insieme. Beh, qualcuno mi chiederà: a lei cosa ha risposto? Purtroppo le donne su questo punto sono molto sensibili. Ha accettato di tornare insieme. Si trattava di una bella donna, di una donna che lavorava, indipendente, quindi non aveva certo bisogno di un marito, perché ormai, era una mia amica, fa la giornalista, e quindi ha accettato perché dice: beh, vabbè, alla fine, e adesso vivono a Bologna. Non so se felici e contenti, ma comunque stanno là. No, per dire che ci sono questa serie di reazioni strane, per cui una donna, la solidarietà vera, anche come si racconta in questo libro, si ritrova tra donne spesso, con le donne conosciute che hanno lo stesso loro problema, le donne conosciute negli ambulatori, negli studi medici, durante le sedute di chemio o post trattamento, eccetera. Allora lì si realizza veramente una rete di solidarietà che poi è vincente, perché se una donna si sente accettata da altre donne, quindi capita di più, allora si realizza quella solidarietà, quasi di una sorta di
di lotta comune, di lotta che si conduce per superare appunto lo stesso male. E questo è forse il significato più bello, perché poi in realtà diciamo che il conflitto avviene innanzitutto con le istituzioni, perché non è facile per una donna, soprattutto per una donna del sud in particolare, affrontare tutti i problemi, i medici, gli oncologici, la chemioterapia, e poi contemporaneamente se lavora è una donna che deve continuare a lavorare, e se poi ha figli si deve occupare dei figli, e qui poi nasce un problema che spesso viene ignorato o sottovalutato. Una donna sposata con figli deve parlarne con i bambini o no? Beh, molti sembra una cosa scontata, una cosa semplice. E molti dicono no, i bambini sono piccoli, non possono capire cos'è il cancro, eccetera. E invece bisogna parlarne, perché è molto importante con bambini di 7, 8, 10 anni coinvolgerli in questo, nella malattia della mamma, facendo capire, spiegando anche cos'è il cancro, che, come dicevo stamattina, che è una malattia, non è un mostro, è una malattia che va curata. E questo va fatto con la partecipazione di tutta la famiglia, bambini compresi. Certo, bisogna utilizzare un linguaggio adatto a quell'età. Però insomma tutti, ecco, vedo che c'è una sala qui piena di psicologi, tutti gli psicologi con cui ho parlato dicono effettivamente il modo migliore, perché non c'è peggio, i bambini queste cose poi le vengono a sapere in via indiretta o a scuola, tua mamma c'è il cancro, come se fosse una malattia contagiosa o se fosse Ebola. Quindi invece bisogna spiegare cos'è un tumore e che si può curare e si può guarire. E questo mi pare che sono forse le cose più importanti. Naturalmente in questo libro devo ricordare che c'è stata la partecipazione attiva di un grande oncologo, pensate a Schitulli, che molti forse non lo sanno, che lui ha fatto qualcosa come 39.000 interventi al seno delle donne. E tante volte io lo chiamo, dico: Francesco, che fai? Sono una sala operatoria, ho fatto il quinto intervento la mattinata, devo farne altri due. Perché poi lui si occupa di tante cose, presidente della LIRT, fa anche un po' il politico, eccetera, ma la sua vera passione, infatti io lo sconsiglio sempre di occuparsi di politica, ma tu hai questa grande passione del senologo, ma continua a fare il senologo sino a quando lo puoi fare, lascia perdere, sì, la LIRT va benissimo, però fai il mestiere di chirurgo. Ah sì, è quello che mi dà più soddisfazione. Sì, però evidentemente non tutti si accontentano di fare una sola cosa, vogliono fare molte più cose, si vogliono divertire un po'. Probabilmente dice: beh, non mai fatto. Adesso ha fatto l'esperienza di presidente della provincia di Bari, sta provando a candidarsi per la regione, non so come andrà. Io non credo che andrà bene, ma non glielo auguro, per carità, perché no, ma perché ha un competitor molto forte, insomma, Emiliano è stato sindaco di Bari per tanti anni, c'è il centro-sinistra unito, compatto, mentre lui c'è l'armata Brancaleone del centro-destra, quindi, comunque io spero, mi auguro, insomma, che ce la faccia, ma non la vedo così. Allora, stamattina abbiamo parlato molto del cancro, che non è solo una malattia fisica, ma una malattia mentale. Nessuno ha citato Friedrich Nietzsche, che dice: il malato soffre più dei suoi pensieri che della stessa malattia. E da lì poi scaturiscono tutta una serie di altre cose. Io citavo Veronesi stamattina, ma questo è un po' il... Io volevo solo aggiungere ancora pochissime cose, poi lascio la parola ai nostri amici, se hanno delle, per che abbiano letto il libro, non so, comunque anche soltanto sulla base delle cose che si dicono si può anche intervenire. Niente, volevo ricordare una cosa che per i medici è una cosa ovvia, per chi non è medico non lo è un po' meno, cioè che negli ultimi 20 anni l'oncologia ha fatto passi da gigante, come sappiamo,
trovando fra l'altro anche sul piano farmacologico, stamattina se ne parlava, anche le cosiddette medicine intelligenti, che non sono come le bombe intelligenti, perché non ti penso, per etimologicamente fa pensare a quella, no, i farmaci intelligenti sono farmaci che veramente colpiscono le cellule effettivamente malate, lasciando tranquille tutte le altre. E questo significa che la tossicità si riduce e quindi salvaguarda il più possibile il corpo, in questo caso della donna, perché bisogna sempre ricordare, e qui mi spiace, io ricordo sempre Veronesi che lo racconta sempre, lo dice anche quando capita nelle assemblee, come è nata questa sua teoria di non distruggere, di non fare terra bruciata dei seni delle donne. Una volta era tutto, si demoliva tutto, perché la paura anche del cancro e dei tumori era talmente tanto che non ci si curava tanto di star lì, si demoliva un seno intero, perché così si pensava di salvaguardare per tanti anni la rinascita del seno. Un giorno una donna, lui lo racconta lui così, una donna di 35 anni o poco più, insomma, donna, racconta anche i dettagli, una donna bionda, con gli occhi celesti, molto bella, è venuta da me e dice: caro professore, io sono pronta a farmi operare da lei, però io sono una donna, io ho un marito, perché lei sarà costretta a distruggere completamente, a demolire i miei seni, così tanto amati da mio marito? Beh, devo dire che Veronesi per la prima non si era mai posto questo problema, nessun medico, nessuno si era mai posto questo problema. Dice: va bene signore, lei ha ragione, mi lasci pensare 48 ore. Riunisce la sua equipe e comincia a pensare che si può intervenire nel seno delle donne cercando di colpire soltanto quelle parti che delle cellule cancerogene, cioè lasciando il resto, o perlomeno il più possibile. Insomma, per la prima volta si è intervenuto con una tecnica nuova, e devo dire che anche Schitulli, un allievo di Veronesi, lui ha adottato la tecnica di Veronesi, questo come tanti oncologi immagino, perché da quel momento, stiamo parlando di più di 20 anni fa ormai, da quel momento, certo, magari in qualche caso qualche intervento poi estetico di plastica sarà necessaria, insomma, ma non è più così demolitorio un intervento come appunto era una volta. I dati li conoscete tutti, che 600.000 donne subiscono, hanno un cancro al seno e combattono ogni giorno questa battaglia. Più o meno si calcola 60-65.000 casi l'anno. Che un tumore costa, l'abbiamo capito anche questa mattina dai dati, che un tumore costa. C'è un'indagine proprio della LIRT che stabilisce quali sono i costi di un tumore, al di là del Servizio Nazionale e del resto. Però ci sono anche qualche elemento positivo, che è bene ricordarlo, che la mortalità, almeno per quanto riguarda il tumore al seno, è in questi ultimi 40 anni, pensate, è arrivata all'86-87% secondo le fonti, eccetera, mentre prima era del 40 anni fa, che non è un tempo così lungo, il 40%. Quindi ogni anno si salvano a 30.000 donne, il che veramente è un dato che fa riflettere. Questo vale per il cancro al seno, forse anche per altri tipi di tumore, ma anche se quello più avanzato in questo campo, dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista anche della scoperta anche di strumenti di intervento, l'utilizzazione di nuovi strumenti di intervento, poi grazie poi alla diagnosi precoce, naturalmente il seno si scopre, il cancro si scopre prima di un tempo. Ma c'è una cosa importante che mi ha fatto molto riflettere, sempre un'indagine fatta dall'Istituto Europeo Oncologico su 1.300 casi di tumore. Si è scoperto da questa indagine che il 30% erano, come dire, tumori silenziosi, cioè che non avevano sintomi, non c'erano, il seno non si vedeva nulla, non c'erano dolori, non c'era nulla. Però con gli strumenti tecnologici, insomma, si è scoperto il cancro, e in quel caso
la sopravvivenza arriva al 99% dei casi, cioè praticamente si possono guarire tutti. Questa è una cosa importante che dovrebbe far riflettere le donne. Da 25 anni, una volta si diceva 35-40, adesso si è abbassata l'età, quindi 25 anni, a farsi un po' i soliti controlli, mammografia, ecografia, cioè quello che è necessario. E poi, io adesso mi fermo qui perché per ragioni di brevità, fondamentalmente ogni tanto ci sono tanti decaloghi, anche la LILT c'è il suo decalogo sul qual è la prima causa di morte, l'alimentazione, il fumo, l'ambiente, tutte cose che sappiamo. Però ci sono tre cose fondamentali che penso uno dovrebbe sempre ricordare da fare, e che sono: il fumo, che va assolutamente abolito, primo. Secondo punto, come dice sempre buon veronese, bisogna mangiare poco e possibilmente essere vegetariani. Lui è vegetariano da tanti anni, va benissimo. La terza cosa, che può essere la più semplice, ma noi invece siamo legati al nostro destino, perché diciamo sempre, ah, non capiterà mai a me, eccetera, è quello dei controlli. Cioè i controlli medici, in modo serio, rigoroso, a seconda della propria storia e a seconda dell'età. Con queste tre regole, quindi sono soltanto tre, non sono decalogi, un decalogo, 12 regole dell'OMS, di qua, di là, io tutti i giorni sul mio computer, dalla LILT all'AIR, che sono tutti, ma hanno il loro decalogo, per carità, rispettarli tutti, ma spesso uno non ha il tempo, non ci fa caso, eccetera. Però rispettare queste tre regole vuol dire salvaguardarsi, questa non è che garantisce l'impunità. Io mi ricordo sempre, c'era una mia amica giornalista, ma anche lei raccontata in questo libro, che diceva: ma io non capisco una cosa, io non mangio carne, non fumo, faccio ginnastica tutti i giorni, vivo in una casa al mare, vado in bicicletta e respiro aria di mare, quindi pulita, però ho avuto il tumore. Beh, qui poi scattano tutti quei meccanismi che sappiamo legati all'ereditarietà, da qui poi il caso Angelina Jolie, ma mi fermo qui. Grazie. Sì, ecco lì. Accende, se no, guardi, usi questo, facciamo prima. Ciao, prima, ok, grazie. Ma intanto è sempre molto facile fare i complimenti agli autori, soprattutto quando gli autori sono presenti. Ma ciao Liliana. Ma io credo che un commento su questo testo, su questo libro, debba essere fatto in senso positivo per un duplice motivo. È un libro scritto a due mani da un grande divulgatore come il dottor Aldo Forbice e da un grande clinico come Francesco Schittulli. E come tutte le sinfonie suonate a due mani, si riesce a sentire il tocco dell'uno e dell'altro. E credo che il pregio di questo libro sia proprio riuscire a mettere insieme un aspetto emozionale, che è quello della medicina narrativa, perché in fondo ci sono pagine di riferite, ma comunque che sono certamente sempre lette in prima soggettività, con quella che è la parte più informativa, più di divulgazione scientifica. E quindi io credo che sia un libro che vada proprio nelle due direzioni, scusatemi se da persona che lavora in neuroscienze la leggo così, cioè va all'accortezza per quanto riguarda l'informazione e la capacità, e va all'amigdala per quanto riguarda il limbico, l'emotività e tutto. E credo che il grande pregio di questo libro sia proprio la compenetrazione tra i due aspetti, che sfumano l'uno nell'altro in maniera molto soft, molto gradevole. E quindi credo che davvero abbia un doppio di messaggio. Da una parte un'informazione corretta, un'informazione come è abituato a fare il dottor Forbice anche nelle sue trasmissioni, molto pacata, molto equilibrata, molto onesta, e che è quella che tutto sommato riesce a confortare i nostri pazienti, perché
dà delle informazioni che cancellano i fantasmi, che cancellano le paure, che cancellano i pensieri negativi e che lasciano la speranza. E l'altro aspetto che emerge fortemente dal libro, che invece è quello più emozionale, è non solo le testimonianze che fanno riflettere, che toccano empaticamente ognuno di noi, soprattutto chi di noi ne ha un'esperienza sul campo o un'esperienza personale, ma è il legame che esiste tra la protagonista e il medico, che è il legame fortemente di fiducia, cioè chi sostiene questa persona, io sarò con te, chi sostiene, chi è presente, chi le dà la forza per, chi la rassicura, e Schittulli è il medico in generale, il bravo medico che è disponibile, che non racconta storie, che dice le cose come sono, che invita al coraggio, che invita alla battaglia, che invita a tutto, ma sempre con la pacatezza di chi lascia la speranza. Quindi credo che forse sia proprio la speranza il fil rouge di tutto questo volume. Grazie per averlo scritto. Grazie a lei. Beh, anch'io vorrei fare i complimenti ad Aldo Forbice che mi ha un po' introdotto nella parte finale della sua presentazione quando ha parlato della diagnostica, che è un diciamo quello strumento che rende visibile il tumore quando clinicamente è invisibile e che costituisce una risorsa in termini di prevenzione. Mi unisco ai complimenti del professor Torta per quanto riguarda l'apprezzamento per questo volume. Questo è un volume importante perché direi è sempre estremamente istruttivo ascoltare le testimonianze che credo questo sia stato prevalentemente il ruolo di Aldo Forbice, ha raccolto proprio dalle pazienti che ha intervistato e con cui è entrato in profonda relazione. Quindi testimonianze importanti che ci spingono ad una osservazione, a un ascolto, a una lettura, scevra chiaramente da qualsiasi voyeurismo, perché questa è la cosa che talvolta irrita, no? Nell'ascoltare queste testimonianze, perché dice: ma chi sono io che non sono malato, che non ho una responsabilità di cura, che ascolto questa cosa così privata, no? Di una persona. Quindi la bravura, direi, di Forbice è stato quello di restare sempre saldamente al di qua, ecco, del rischio del voyeurismo, e invece ha dato a noi operatori medici degli strumenti fondamentali, io credo, ha contribuito a ricordarci alcune cose. Io credo che un bravo medico deve prendere da testimonianze di questo tipo una serie di indicazioni proprio anche operative su cosa fare e cosa non fare. Io credo che questo naturalmente lo deriviamo anche dall'osservazione quotidiana, però il valore di opere di questo tipo è molto importante. E talvolta devo dire che un aiuto lo troviamo anche da altri libri, io non voglio fare concorrenza, questo libro è molto bello, ma caso vuole che in questi giorni io abbia letto anche un libro veramente straordinario, un libro di poesia che ha vinto il premio Viareggio quest'anno e poi anche il premio qui Pisa per la poesia, è di una autrice pisana straordinaria che ha scritto delle poesie che da radiologo mi hanno veramente impressionato. È una testimonianza, avrebbe potuto raccoglierla Aldo Forbice se anziché a Bari avesse fatto le sue interviste qui da noi. Allora vi leggo qualche verso. Questa poesia si chiama in maniera già abbastanza così inquietante, terribile, La condanna. In fila indiana, dietro la porta di radiologia, giocavamo a dividerci l'aria insieme ai dottori, respirando un tempo da riprogrammare ogni giorno.
Io veramente quando ho letto questo ho detto, ma cosa gli facciamo noi ai nostri pazienti? No? Cosa gli facciamo? Allora, il fatto che c'è questa fila indiana di fronte alla porta della radiologia, c'è questo desiderio di respirare l'aria dei dottori, questo desiderio di relazione al quale noi non sempre siamo in grado di rispondere, siamo capaci di rispondere. Io credo che il valore di questo tipo di testimonianze, di questi libri, è che anche gli operatori debbono leggere con umiltà. Io per esempio, stimolato da queste letture quasi contemporanee, ho riragionato a quelle che sono le fasi del percorso del paziente in radiologia. C'è la fase iniziale di accoglienza. Non sempre è accogliente quella dell'accettazione. Poi c'è la fase dell'attesa in corridoio o in sala d'attesa per quanto riguarda l'accesso alle sale diagnostiche. Poi c'è il momento della raccolta dell'anamnesi e anche qui noi abbiamo sicuramente qualche elemento da perfezionare. Io spesso l'anamnesi tra l'altro viene raccolta dai colleghi più giovani e talvolta questi per ansietà, perché anche i medici ahimè hanno ansia, tendono a non farlo in modo esperto. È praticamente un malato oncologico che non desidera ripercorrere in modo analitico, puntuale, doloroso tutte le tappe della propria storia, talvolta invece viene costretto da questi giovani colleghi a un tipo di esperienza di questo tipo. Poi il momento dell'inizio dell'esame, e qui c'è un'altra poesia di Salibra che mi ha veramente colpito, ve la voglio far sentire, scusatemi, ma è veramente straordinaria. Eccola qua. C'è di nuovo l'immagine della fila, la fila che deve essere qualcosa di terribile, no? per chi c'è e aspetta qualcosa al termine della fila. Eri anche tu in fila nel vestibolo, con il camice azzurro e delle babbucce in tinta. Sembravi una bimba, non avevi sorriso, solo una smorfia tirata a sinistra. Aspettavi d'essere chiamata, come tutti i dannati, esitavi a oltrepassare la soglia. Poi c'è l'esame, il momento dell'esame vero e proprio, e anche lì non siamo sempre capaci di far capire al paziente che la collaborazione è necessaria per il buon risultato tecnico. Talvolta temo che facciamo sentire un po' troppo questi pazienti dei corpi, no? Dei corpi che noi vogliamo fermi, vogliamo obbedienti, no? E questo forse non siamo abbastanza capaci a farlo capire. E poi diamo via questi nostri referti. E l'ultima delle citazioni che voglio fare da questo straordinario libro che si chiama Nord di Salibra è questa. Che fine fanno i nostri referti? L'étagère della camera da letto traboccava di ricette classificate per età. C'erano molte tac senza contrasto, con grafi, dimensioni, immagini, per far luce a grandi linee su una triste storia di famiglia. E questo è un altro messaggio che io ho preso molto seriamente, ovvero il referto che viene vissuto come un qualcosa di appunto non perfettamente esplicito, quindi anche inquietante, no? E che si accumula come un inquietante vicino proprio di letto, sul comodino, sull'étagère. Quindi ho riflettuto, ecco, leggendo questi due libri, ho riflettuto su quello che può essere un rischio da cui dobbiamo guardarci. Ecco, il rischio che nella nostra performance tecnica, fare professionale, noi siamo sicuramente abbastanza ragionevolmente sicuri, no? Sappiamo più o meno cosa si deve, anzi lo sappiamo bene cosa si deve fare, quella che è la prestazione diciamo medica giusta per il paziente, ma probabilmente non abbiamo una sufficiente cura per tutto quello che è il contorno che, come ci dicono queste testimonianze, invece è così importante, no? Nel vissuto della persona malata. Quindi io credo che il messaggio per noi operatori è sicuramente quello di uscire dall'arroccamento tecnico. Cioè è chiaro che con qualche
immagino bravissima eccezione, ma insomma i medici sanno fare bene le cose che da loro ci si aspetta da un punto di vista medico. Forse invece dove c'è spazio per crescere molto, e questo ovviamente non è limitato solo ai medici ma a tutti gli operatori della sanità, è quello di riuscire a ascoltare i pazienti e capire quello invece che al di là dell'atto medico ben fatto non è percepito come ben organizzato, cioè una burocrazia opprimente. I nostri pazienti oncologici che immunodepressi devono andare in sale sovraffollate d'attesa per avere una esenzione ticket, il fatto che non ci siano previste delle facilitazioni per appunto l'accesso agli esami. Noi stiamo realizzando un po' una sorta di rete di feeling con i colleghi per spicciare certe cose che la burocrazia non aiuta, il fatto che a volte non riusciamo a convincere colleghi o collaboratori spesso non motivati e non riusciamo quindi a motivarli o a sostituirli con personale motivato, e tutto questo sicuramente è un qualcosa che rende difficile l'esperienza del malato di cancro. Io credo che tutto questo in poche parole possiamo riassumerlo come una complessità che per noi medici sembra essere senza governo, no? Noi siamo molto bravi a risolvere il problema medico, ma tutta questa complessità, tutte queste cose che non funzionano, da noi in radiologia abbiamo macchine vecchie che si fermano, bisogna riprogrammare gli esami per pazienti che magari hanno atteso, sono fatti. Ecco, tutto questo io credo che richiederebbe, non lo so, ecco, richiederebbe sicuramente aiuto da parte di quelli che stanno all'esterno e descrivono questi fenomeni. Parlasse in prima persona, raccontasse la sua esperienza insieme a quella di tante altre donne che lei ha conosciuto e incontrato. E questo è stato fatto, io quando dico nelle presentazioni in giro, vabbè, chi è interessato al libro sta lì, ma quello che mi interessa è chi lo compra questo libro, lo faccia leggere anche ad altri, perché è importante far conoscere, far sapere. Fa sapere, perché soltanto facendo sapere, divulgando tante cose, si elimina anche, si dissacra anche un po' questa paura del cancro, si imparano tante cose. Forse si può anche prevenire, visto che stamattina si è parlato molto di depressione, si può prevenire in gran parte anche l'ansia e la depressione, e soprattutto può far capire alla gente che purtroppo il tumore può riguardare tutto. Nessuno escluso, non è un castigo di Dio, perché molti dicono: ma io che ho fatto di male, perché Dio se la deve prendere con me? No, lasciamo perdere, non vorrei citare ancora la polemica in questi giorni proprio di Veronesi, che dice che Dio non esiste proprio perché esiste il cancro. Insomma, questo introdurremmo un argomento un po' complicato anche per i credenti, ma per dire che non c'è nessun giudizio di Dio, non c'è nessun castigo, non c'è nessuna maledizione, è una cosa che può accadere a tutti, ovviamente, e non è neanche un male del secolo, come spesso viene detto. Quando io ho scoperto, solamente chi ha scritto prima di me tante altre monografie, anche un grande oncologo indiano, che ha scoperto che a Londra, al Museo di Storia Naturale londinese, c'è un dinosauro, pensate, un dinosauro esposto lì, chiunque lo può vedere, col tumore. Quindi anche nella preistoria, c'è un medico egiziano di 4500 anni fa che addirittura ha classificato 48 tipi di tumore. Le sue conoscenze erano queste, ha detto che il tumore al seno, lo chiamava il rigonfiamento del seno, era sicuramente il male peggiore. Si sbagliava, ma 4500 anni fa è comprensibile. No, per dire questo, che poi si parla, c'è un personaggio che si chiama Atossa, che era la figlia di Dario, esatto, che era stata ammalata di tumore in epoca remotissima. Quindi voglio dire, non è un male. Certo, adesso se ne parla di più perché sono i media, se ne parla di più perché la vita si è allungata, perché la popolazione è aumentata, insomma, però voglio dire, il cancro è un male antichissimo, quindi non è un male dei tempi moderni. Vuole parlare lei? Così certo, poi facciamo il giro fino a... Molto volentieri. Perfetto. Questo non funziona.
No, quello della malattia come punizione divina, ha avuto nelle malattie psichiatriche veramente il target principale. E nell'ultima lezione agli studenti del quinto anno che ho fatto martedì, gli ho fatto vedere un divertissement, diciamo, l'inferno dantesco e tutti i gironi equivalenti a tutte le malattie mentali di dalla bulimia, l'accidia, erano i depressi, la lussuria, tutte. E poi si comincia con i disturbi di personalità, finite le malattie mentali, e lì fino ai fraudolenti, che sono gli psicopatici narcisisti, antisociali, fraudolenti di chi si fidava di loro, quelli masticati per l'eternità da Lucifero. La malattia mentale come colpa, e quindi anche la malattia somatica. Quello che io ho apprezzato moltissimo è la descrizione che viene fatta come paura, ansia, rabbia, i vari sentimenti che fanno seguito a questa sentenza, al referto vissuto come evento traumatico grave, e che alla fine descrivono, senza saperlo, il quadro del disturbo post-traumatico da stress, che è la patologia poi, che si trova a volte in forma sottosoglia, magari non il quadro conclamato del veterano, che è la patologia classica dei veterani. Quindi la diagnosi di una malattia neoplastica equivale ad un terremoto, a una violenza sessuale, a una rapina, a una tortura, a un sequestro di persona. La patologia più grave da la reazione all'evento, che, come diceva prima Davide, a volte fare l'anamnesi vuol dire riesporre il paziente, perché lo si costringe a raccontarlo, e si capisce benissimo che questo, da persona veramente affetta da disturbo post-traumatico da stress, ne farebbe volentieri a meno, perché uno dei sintomi di questa patologia è proprio l'evitamento, perché è troppo forte. E ecco, colto da non medico, non addetto ai lavori, nelle descrizioni questi aspetti che poi sono nucleari di questa patologia, e chiaramente fa capire come in realtà se ci si attiene all'osservazione, da qualsiasi prospettiva si guardi. Certo, il senso di inadeguatezza, diceva la collega, non siamo sufficientemente empatici, quasi colpevolizzarsi, in realtà non è quello, non è assolutamente quello il problema. Non credo poi te che non sia empatica, faccio il certificato, mi sembra veramente il contrario, me la sento di scrivertelo sulla carta intestata. Il problema è che si tratta di una patologia molto grave, di cui c'è tantissimo in letteratura, e si sa, per dire, per il carcinoma ovarico, ora mi viene in mente l'epidemiologia del carcinoma ovarico, almeno un terzo delle donne che ricevono questa diagnosi hanno il PTSD conclamato, non solo loro, il partner anche, uguale, in una percentuale non dissimile dalla paziente stessa. E qui forse che noi non siamo adeguati tutti, non il problema, per dire, dei parenti anche, che si ritrovano a circolare, come diceva Davide, per questa burocrazia che ci soffoca, e che sono dei reduci anche loro, nel senso, persone che si sono viste veramente crollare il mondo addosso con questa diagnosi. Dove voglio arrivare? Intanto inquadrare la diagnosi, dice vabbè, arriva lei, fa la psichiatra, e caro, non può parlare di depressione, di ansia, di rabbia, lei deve fare la diagnosi sofisticata. No, ha un preciso significato. Noi sappiamo benissimo che questa è una patologia che condiziona
un calo delle difese immunitarie in una persona che avrebbe bisogno di tutte le sue difese immunitarie e di più. E quindi trattare adeguatamente quella vuol dire migliorare l'outcome della patologia somatica. Questo è stato ampiamente dimostrato negli infartuati, è stato dimostrato nei soggetti con l'ictus. E quindi arriviamo all'iniziativa di Mario Miniate, a questo progetto di fornire un supporto psicoterapico adeguato a queste pazienti, che non perché con Mario e della clinica eccetera, ma devo dire è un'iniziativa che io ho apprezzato moltissimo. Perché? Perché se si vanno a vedere le linee guida più importanti del trattamento del disturbo post-traumatico da stress in seguito a catastrofi, eccetera, il supporto psicosociale, c'è tantissima letteratura sui sopravvissuti di Manhattan dopo le Twin Towers, proprio un diverso destino di queste persone che ricevono un supporto psicosociale adeguato. Ecco perché mi sono scapicollata per venire oggi qui, ci tenevo nonostante, proprio perché è una cosa che apprezzo moltissimo. E quindi grazie, grazie alla professoressa. Bene, continuiamo il nostro giro allora. Allora, buonasera a tutti, intanto mi presento perché non ho avuto l'occasione di farlo prima. Sono Emanuele Baroni, sono psicologo, psicoterapeuta, vengo dall'azienda ospedale universitaria Careggi, ma più precisamente vengo dal centro di riferimento regionale per le criticità relazionali. Giusto due parole per spiegare che cos'è questo centro. È un centro istituito con delibera regionale del 2007, sono 7 anni che si dibatte per portare avanti un certo tipo di progettualità a livello formativo e a livello consulenziale su quelle che sono le problematiche dell'altra faccia della luna, che stamani è stata più volte menzionata. Di fatto molti tentativi vengono fatti, io lo trovo assolutamente non solo incomprensibile, perché rispecchia la nostra ottica, ma anche auspicabile, cioè di vedere che tipo di impatto ha questo servizio, questo livello di assistenza, queste patologie, questi percorsi, questi pazienti sugli operatori, e quindi come questi operatori, colgo volentieri anzi lo spunto di Maricia Mancino, che ringrazio personalmente per l'invito e per la possibilità di presentare un po' della nostra attività. Ringrazio anche Aldo Forbici in realtà per, non vorrei dimenticarlo, per questo ottimo testo, davvero ottimo. Non vorrei ripetere quello che è stato già speso in termini sicuramente dovuti al fatto che l'autore è presente e quindi va sicuramente ringraziato. È vero, è verissimo che è un testo fondamentalmente delicato, vorrei riprendere il professor Torta in questo, molto molto delicato, molto attento, molto in sintonia con il rispetto. Io ho colto, non so se adeguatamente, ma ho creduto di cogliere questo aspetto. E quello che, per chi ha detto i lavori, Irving Yalom ha definito come un principio di universalizzazione, per cui il semplice fatto di potersi riconoscere nelle storie altrui, quando queste sono adeguatamente e coerentemente raccontate, dà la possibilità di sentirsi meno soli, meno abbandonati, meno isolati. E è quello che succede nei pazienti, sicuramente, nei percorsi oncologici, ma è anche quello che succede con i professionisti, forse un po' a tutti più o meno. E non è certo come un senso di autocritica o di responsabilità personale che dobbiamo imputare questo tipo di aspetti, ma essendo un problema multifattoriale, che va inteso in senso multifattoriale, a prescindere dalle patologie, che ovviamente sono il precipitato, il risultato finale del nostro operare e della cura, ma intesa sia come cure, ma anche come care, come stamani giustamente veniva ricordato. E quindi anche il centro, in un'ottica di modello biopsicosociologico, a cui ovviamente anche noi ci riferiamo,
per necessità e perché crediamo fermamente che sia fondamentale riuscire a tenere insieme tutte e due le metà, forse più di due. Nella misura in cui sicuramente questo tipo di patologie hanno un impatto, la letteratura su questo è ferrea, su chi si occupa di questo tipo di pazienti, l'impatto non è soltanto, non si esplica soltanto nel burnout, che è una delle manifestazioni più visibili, ma ci sono tanti altri elementi che spesso vengono misconosciuti, sconosciuti, misconosciuti. E il mondo delle persone che curano è un mondo pieno di sofferenza a suo modo, ed è una sofferenza che molto spesso deriva da come è impostata anche a livello organizzativo. Un'azienda, un servizio, una funzione e così via. Non sono certi professionisti deficitari, in questo senso la formazione è da un punto di vista tecnico, scientifico, stamattina abbiamo avuto le conferme, se ce ne fosse stato bisogno di questo, è assolutamente prioritaria ed è un cardine di quello che poi è l'outcome. L'altro aspetto però sono i professionisti e le relazioni che questi intessono tra di loro, con i loro pazienti, come più volte è stato ricordato, e in termini di elementi che le istituzioni stesse, un po' in senso basagliano, per chi si ricorda, producono. Cioè, noi siamo abituati a pensare che ci sia una patologia, che ci sia una funzione che la cura, in realtà non c'è possibilità di osservare nessun fenomeno senza modificarlo, e nella relazione tra questi due aspetti sta anche quello che noi spesso assumiamo come tacito, come condiviso, che invece poi porta a problemi di vario tipo. Noi cerchiamo di studiarli, questi fenomeni, dicevo il burnout non è solo l'unico elemento, ovviamente anche a livello organizzativo, strutturale, le nostre organizzazioni e non sono particolarmente orientate in senso tayloristico, meccanicistico, però di nuovo, e qui mi riferisco a un'ottica di analisi organizzativa tipo Tavistock per esempio, noi sappiamo che esistono altri aspetti, l'85% delle nostre risorse economiche vengono spese per le cosiddette risorse umane, e quindi non tecniche, umane. Risorse umane è un ossimoro per come la vedo io, nel senso che gli esseri umani, le persone, i professionisti sono ben più che risorse, spesso vengono trattati come tali, le nostre organizzazioni sono abbastanza sorde alle tipologie di difficoltà che invece i professionisti sperimentano, prima di tutto a livello comunicativo. E queste difficoltà poi hanno sicuramente un impatto poco visibile, a volte poco comprensibile, poco studiato, sui percorsi anche dell'utenza. Io la ringrazio molto per le cose che ha detto. E a questo punto sentiamo, abbiamo ancora il dottor Cosu che vuol dire qualcosa, e poi la dottoressa Roccella. Credo che potremmo un attimo riflettere molto rapidamente su quel termine che viene posto davanti alla parola oncologia quando si parla di psico-oncologia, no? Non è niente di molto diverso da quello che più di 50 anni fa è successo quando fu coniato il termine psicosomatica. In realtà il tentativo qual era? Noi sappiamo che sul piano strettamente scientifico, culturale, c'è stato un periodo storico in cui è avvenuta, ahimè, una scissione molto importante tra la sfera psichica e la sfera somatica. La famosa scissione cartesiana, in un certo qual senso, tra la res extensa e la res cogitans. E sappiamo anche come la medicina fondamentalmente si sia sviluppata portando particolarmente attenzione sulla res extensa, sul corpo inteso, come direbbero i tedeschi, che sono molto più fini di noi, sul Körper, sull'aspetto strettamente fisico.
E allora invece, come fece la psicosomatica tanti anni fa e come oggi cerca di fare la psico-oncologia, bisogna in qualche modo cercare di ricomporre questa unità fratturata. Bisogna recuperare la dimensione umana. L'oncologia, secondo me, esiste soltanto in laboratorio. Nel momento in cui diventa attività clinica, non può essere altro che psico-oncologia, voglio estremizzare, perché ha a che fare con l'umano. E questa è una cosa ineludibile. Noi non possiamo pensare che quello che esprime una persona a cui è stata diagnosticata una malattia sia un'inferenza secondaria alla sua malattia somatica. Ma questo è un modo riduttivo, consentitemi. Credo che si capisca anche che la mia formazione è una formazione, io naturalmente sono uno psichiatra, è una formazione fenomenologica, perché sono soprattutto stati fenomenologi che hanno puntato molto su questo aspetto, su questo bisogno di ricomporre l'unità. Io non ho letto il libro vedendo nella protagonista una persona che soffrisse di particolari malattie psichiche, però sono rimasto colpito di tante cose, ad esempio di quando si interroga sulla sua sessualità che è andata via, di quando si interroga sul futuro certo dei suoi figli, ma anche sul significato del suo matrimonio. E allora voglio dire, psico-oncologia non significa occuparsi di malattie psichiche, ma significa recuperare la dimensione umana che attiene sempre a una problematica di natura organica. Se mi consentite, vi leggo molto rapidamente, visto che siamo, intanto rubo solo un minuto, dottor Forbice, non mi tagli. come ha descritto un grande psicopatologo la storia del protagonista di un racconto di Stevenson, che è il demone nella bottiglia. Nel suo racconto Il demone nella bottiglia, Stevenson narra la storia di un uomo che la vita ha trattato fin troppo bene. Con l'aiuto dello spirito racchiuso nella bottiglia, egli è diventato ricco. Si è comprato una casa deliziosa in una delle solari isole del Pacifico, ha sposato una fanciulla buona, innamorata, piena di attenzioni. Svegliandosi al mattino, si leva dal letto cantando e cantando lava il suo corpo pieno di salute. Ma un mattino la moglie lo sente interrompersi di botto, va a vedere cosa gli è accaduto e gli scopre una faccia distratta, piena di sgomento. A titolo di spiegazione, il marito le additta una piccola macchia pallida sulla pelle del suo corpo, espressione di una malattia mortale. Nel caso del racconto di Stevenson si tratta di lebbra, ma non è molto diverso, credo, no? Da quello che vogliamo dire qua. La scoperta di questo cambiamento, in apparenza così piccolo, ha sconvolto tutta la sua vita. Non gli importa più nulla di essere ricco, padrone di essere padrone di una delle più belle case del mondo, ne ha più occhi per gli splendori dell'isola. Essi sono perduti per lui, semmai rendono più profonda la sua disperazione. Pochi minuti prima il suo pensiero correva alla moglie, ma ora essa appartiene alla categoria dei sani, lontana e per sempre irraggiungibile. Ecco, questo credo che ci faccia riflettere su come la malattia, qualunque essa sia, è una risposta umana globale. Ed è a questo che noi dobbiamo prestare attenzione. Prego. Bene, adesso ultima nell'ordine di intervento, si intende, la dottoressa Roncella, prego. Grazie. E non è davvero facile parlare per ultimi a questa tavola rotonda, perché è stato detto tantissimo, no? È stato detto tantissimo a tutti i livelli, dalla diagnostica a tutto quello che è il mondo del trauma che provoca la malattia, eccetera. Però bisogna dire che il suo libro è ancora pieno di cose da poter dire. Allora, io avrei solo due ordini di considerazioni. Uno, così, tanto per staccarmi un po' da quello che è stato detto, perché è ovvio che il paziente è al centro del libro, però non c'è solo il paziente, quindi mi sento di parlare più da operatore e di avvicinarmi un pochino di più a quello che ha detto il dottor Baroni.
Cioè, il perché a volte documenti o prodotti, chiamiamoli come questo, perché è prodotto da molto pensare, siano come possano essere integrati nella vita di tutti i giorni. No? Io leggevo ieri sera questo libro e mi ci ritrovavo mille volte quando mi fanno queste domande, quando arrivano con le richieste più strane, quando ti guardano, tu parli e dietro ci sono mille altri pensieri che tu puoi solo intuire ma che non ti diranno mai e che quindi sai già che in quel momento non ti ascolteranno. Quindi ho apprezzato moltissimo, come ha detto il primo che ha parlato, la fusione fra storia vissuta e risposta del professionista. E è questo che devono fare questi libri, questi racconti, queste cose, perché dalla medicina narrativa noi operatori impariamo a modulare i nostri servizi, se siamo furbi e se siamo intelligenti, perché in poco tempo riusciamo a trovare gli spunti per rendere il servizio adeguato, perché nessuno ti dirà mai come devi impostare un ambulatorio, un'altra cosa, come diceva prima il professor Caramella. Quindi noi, se siamo furbi, riusciamo a fare questo, però riusciamo anche a imparare attraverso l'esperienza delle donne come dobbiamo porci, come dobbiamo parlare, qual è il modo di catturare la loro attenzione e qual è il modo di acquisire la loro fiducia, che poi è la base del nostro trattamento, perché noi possiamo anche imporlo, dirlo, oppure anche fare la diagnosi per prima volta che guardiamo la lastra pensando che siamo bravi, ma se la paziente in quel momento non ha capito di cosa stiamo parlando, abbiamo fallito. Quindi questa era la prima considerazione che facevo leggendo la cosa, e quindi dicendo che magari mentre lo leggevo scorrevo e mi sembrava tutto normale, no? Dicevo sì, questo è successo ieri, questo è l'altro ieri, questo. Però poi ecco, è nel sentirlo raccontare che uno poi concretizza, verifica la propria esperienza. Quindi è sicuramente uno strumento che ci fa riflettere anche a noi stessi sul nostro modo di fare e su quanto a volte è difficile coniugare quello che vorremmo con quello che le nostre istituzioni ci impongono di fare. E qui non bisogna mai arrendersi, la lotta è anche nostra, non è solo delle pazienti contro il cancro. La seconda osservazione è che durante il giorno, siccome lavoravo, ho dato il libro alla mia mamma e gli ho detto per favore me lo leggi e poi mi dici stasera cosa hai riportato. La mia mamma è una simpatica persona di 80 anni, ma con questo, cioè l'età è irriduttiva, perché lei si muove poco, ha una malattia come la miastenia, quindi una malattia importante anche quella, per cui c'è anche il valore aggiunto di chi ha avuto una malattia tumorale. Però è quella della famiglia che è più viva come curiosità, come intelligenza. Lei legge tutto, anche la carta del giornale con cui prima incartavano le uova. Ora non lo fanno più perché c'è il piombo, quindi non si può più fare, però ecco, lei lo fa. Allora ieri sera quando sono arrivata ho detto allora mamma, ah guarda, ha cominciato a dire, senti, lo sapevi che l'intervento di Angelina Jolie è durato 9 ore, ma anche voi fate interventi che durano 9 ore? Ho detto beh, 9 ore magari no, lei era Angelina Jolie, dico, quindi sicuramente ci hanno messo un po' di più, dico però, dico, anche noi si fa qualche intervento di questo tipo. Sì, ho visto che anche lì fanno quella cosa con la radioterapia durante l'intervento che voi avete detto. E lo sapevi che le ricadute sono più alte che quella normale? Allora me lo diceva, come dire, poi vabbè, è ovvio che lo sai, però me lo diceva un po' stizzita, perché non gliel'avevo detto io e lei doveva leggerlo qui, ha una figlia senologa da 30 anni, però le notizie le in quel momento l'ho odiata, guardi, glielo dico con tutta sincerità. E poi invece, anche questo mi ha fatto riflettere, perché poi dopo è questo, cioè noi vogliamo coinvolgere i pazienti nel percorso di cura, perché spesso è necessario che siano, che partecipino, che siano consapevoli di che cosa l'aspetta e cosa c'è, soltanto così c'è il rapporto di fiducia. Allora alla base di questo c'è una corretta informazione, e la corretta informazione è quella che esce di qui, e complimenti per le percentuali, perché io stessa non sono capace
di dire le percentuali, perché a volte mi sembra che sia una sorta di come dire, sentenza, altre volte ho sempre paura di essere smentita da altri lavori che dicono altre cose, però riuscire a dirlo in questo modo così semplice e anche così corretto, ecco, diciamo che questo è quello di cui c'è bisogno. E mi sono data anche mia mamma continuava a borbottare dicendo: io non so se i miei figli gliel'avrei detto, poi ha detto: voi l'avreste capito da soli. Quindi una serie di cose che veramente provocano anche la riflessione nelle persone. E allora mi sono data un'interpretazione, come faccio sempre, a volte sbagliata, quindi lei non ci faccia caso, ma anche sul perché lei ha scritto questo libro, no? Perché poi alla fine ci si chiede. Mi sono fatta l'idea, ma la prenda come quelli che vanno al museo a guardare i quadri e ci vedono chissà cosa l'autore manco minimamente voleva dirlo. Però in realtà noi abbiamo due categorie di nemici, noi medici, che sono gli avvocati, Dio ce ne guardi e liberi, e i giornalisti. Allora, secondo me lei con questo libro vuole riscattare la sua categoria da tutte le cose cattive, inesatte, eccetera, che spesso, con le quali spesso ci troviamo a lottare, e poi in fin dei conti invece abbiamo tutti la stessa finalità, cioè quella che le persone che in questo momento sono più fragili e soffrono per un problema trovino il meglio sia come cura che come accoglienza. Grazie. Io ringrazio, vorrei solo qualche battuta su quest'ultimo intervento che mi è piaciuto moltissimo. No, io non devo riscattare nessuno, io nella mia vita mi occupo di diritti umani. Chi sa, chi mi seguiva, Zapping, sa che ho fatto tante iniziative, tante campagne contro la tortura, la pena di morte, contro la violenza sulle donne, bambini, eccetera, eccetera. Insomma, è un po', come dire, un mio impegno di vita, una mia passione da sempre. E penso che attraverso anche questo impegno, conoscendo un po' la realtà anche dei pazienti, degli ammalati di tumore, che non sempre hanno la giusta considerazione, non sempre vengono valutate. E allora, frequentando la LIRT, lo dicevo anche stamattina, insomma, ho capito che anche questo è una lotta per la difesa dei diritti umani, in questo caso delle donne, ma diciamo di tutti i pazienti, di tutti coloro che sono anche vicini, perché ricordiamoci che poi sono cifre che sfuggono, 4 milioni di persone in questo paese sono tra i pazienti, i familiari, quelli che seguono, 4 milioni sono coinvolte da questa malattia definita cancro. Io ho divertito molto soprattutto le cose che diceva sua mamma, nelle domande che le faceva. Questo mi conferma che una qualche utilità questo libro ce l'ha. Ringrazio naturalmente tutti gli altri che hanno fatto tutti i discorsi di grande interesse e anzi mi hanno molto stimolato e sollecitato da tante cose che magari non avevo pensato. Ma devo dire che è stato prezioso anche l'apporto del professor Schitulli. Inutile dire, lui è un oncologo, quindi lui non ha scritto nulla, diciamo la verità, inutile, lui stesso è il primo a dirlo. Però il suo apporto, la sua conferma, perché la cosa strana è questa, che io ho scritto veramente tutto, anche la parte, diciamo, più scientifica, più medica. Il suo scrittore l'ha letto, ha fatto qualche piccola correzione, delle modifiche, ma non ha fatto nulla di realmente sostanziale. Perché il mio impegno come giornalista, come scrittore, non sono alla mia prima, come dire, la prima prova, insomma. Ho scritto più di 60 saggi nella mia vita, quindi su materie sempre legate a insomma, l'economia, ai diritti umani, un po' alla medicina, quindi sono un po' abituato a scrivere. E però lui ha fatto qualche, più che altro, dovessi dire, ha fatto più dei tagli, perché da oncologo, ovviamente dovendolo firmare anche lui il libro, giustamente su qualcosa aveva magari qualche problemino, quindi allora mi sono ritrovato un libro tagliato e io ho detto, ma tu oltre a tagliare devi scrivere anche qualcosa, come chiudiamo i buchi, poi devo riscrivere di nuovo, perché avevamo dei limiti, dovevamo scrivere almeno 230 cartelle, diciamo, no? Così, era fuori tagliare, dico qui ci vuole qualcosa anche che rimpolpi, quindi il mio problema era quello anche di aggiungere delle cose proprio per arrivare a quel numero di cartelle giuste, utile per fare un libro di quasi 200 pagine. Però c'è sempre questo timore, pensate a questo libro che
Dopo tutte le polemiche che io ho fatto con i miei colleghi, quindi che non ho mai difeso, perché quando c'è qualcuno che scrive sui giornali o in televisione che dice il tale è morto per un male incurabile, ancora ci sono queste persone che scrivono o dicono queste cose alla radio o in televisione. Io tante volte li chiamavo, li mandavo un'email, dico basta questa storia del male incurabile, insomma, quindi sono sempre stato molto critico. Ma dopo aver sostenuto tutte queste cose, voi vedete il libro. Cosa c'è sulla prima pagina del libro? C'è con il nastro rosa, titolo che vi dico subito che io odio, non perché sia brutto, richiama la campagna della Lirte, lo sappiamo, eccetera, ma richiama troppo la campagna della Lirte, nel senso che sembra un libro scritto apposta per quella campagna, che casualmente, per carità, va benissimo, però questo è un libro che prescinde dalla campagna. E comunque si può vendere a ottobre, che era il mese della campagna, ma si può vendere anche l'anno dopo, per dire, perché le cose scritte e dette sono sempre... E poi c'è storie di donne che si sono riprese il futuro. Non c'è la parola cancro, non c'è la parola tumori. Perché secondo la casa editrice, secondo appunto, come dire, i sondaggi commerciali, la parola tumore fa paura, per cui la gente non comprerebbe mai un libro dove c'è la parola cancro, così. Questo è, soltanto nella controcopertina in fondo si accenna al tumore al seno, così, no, ma di solito uno guarda la cosa. Questo per dire che c'è sempre, allora il primo problema è quello di rimuovere questa paura. E bisogna rimuoverlo anche dal punto di vista linguistico, cioè anche quando non si deve parlare di tumore come fosse Ebola, si deve parlare di tumore come una grave malattia, che però bisogna intervenire, precoce, la prevenzione, tutte quelle cose che sappiamo. E l'unico modo è quello di parlarne, qualcosa forse cambierà. Grazie a tutti per tutto quello che avete detto e a voi. Bene, io lascio a questo punto il microfono nelle mani e la voce di Maricia Mancino, perché continuo il lavoro, credo, no? O no? Ah, è finito? Ah, vabbè, allora, ok. No, pensavo che... Io volevo soltanto ringraziare tutti gli intervenuti e tutti i relatori che hanno partecipato alla tavola rotonda. Spero che questo sia soltanto collaborazione di Aldo Forbice, il primo degli appuntamenti fra l'ILT e i professionisti che lavorano nelle aziende ospedaliere e universitarie della Toscana, ma come abbiamo visto di tutta Italia. Grazie.